Roma, 2018. Nel volume Percorsi d'arte in Italia, edito da Rubettino, gli autori dedicano una pagina ad una pittrice futurista. Per lei segna il punto di maturazione di un lungo percorso creativo nella pittura. Quest'artista è Tina Saletnic. Ha iniziato a dipingere alla fine degli anni 70, quando è già una donna realizzata, sposata con un medico romano. In quegli anni i loro due figli sono ormai abbastanza grandi da lasciarle il tempo di dedicarsi al proprio talento creativo. Ho sempre accompagnato lo studio e il lavoro con la passione per l'arte. Era una famiglia piccola, mia madre, mio padre, io. Avevo una sorella che però era morta tragicamente e questo fatto aveva influito molto su mia madre, su me, su tutti noi. E quindi sono vissuta, diciamo, come figlia unica, trovando però molta compagnia nei libri e nell'arte, che mi piaceva fin da bambina. Ho iniziato a dipingere, ma proprio con la tecnica, dopo i 18 anni, si può dire. Mi sono laureata e dopo appena 2 anni e mezzo ho vinto un concorso, quindi ho trovato lavoro e negli stessi anni ho trovato anche un marito e ho avuto una famiglia. Posso dire che io ammiro molto tutte le donne che lavorano pur avendo una famiglia, perché si tratta di conciliare sempre due esigenze fortissime. Quando io ho avuto due figli e quando avevo un po' di tempo tranquillo, addirittura di notte, e avevo qualche idea, ma mi alzavo e cominciavo a disegnare di notte. Ho sempre continuato a disegnare, anche negli anni difficili. Dopo il liceo classico si laurea in legge ed inizia la propria carriera come funzionario statale. Fin da bambina aveva amato la pittura, un amore intimo e talmente saldo da poter pazientare qualche decennio per essere pienamente vissuto. Gli anni della realizzazione professionale e familiare sono anni in cui vengono raccolti numerosi stimoli culturali in modo non organizzato, non sistematico. Visite a musei, viaggi, letture costituiranno un ampio repertorio di conoscenze che più tardi diverranno il suo stile pittorico. Emergeranno come sintesi di un linguaggio artistico colto, intenso, ricco di storia. La partecipazione alle prime mostre risale l'anno 77. Devo dire che ho cominciato, diciamo, a disegnare e anche a dipingere in maniera, sorprendente, perché non ho fatto una ricerca da un modo di segnare a un altro, un'evoluzione. No, mi è venuto istintivo di rappresentare la realtà un po' frammentata, scomposta, cioè una specie di ispirazione cubista senza saperlo, perché non me ne rendevo conto. Però era così che vedevo, cioè mi piaceva, mi interessava di più, perché le opere che avevo visto, avevo avuto la fortuna di vedere le opere del passato sublimi, in cui la realtà veniva riprodotta nei dettagli, la piega di un abito, non so, qualsiasi cosa. Però non mi emozionava. Mi emozionava più la ricerca di qualche cosa che era addirittura nascosto dentro la realtà. Un'immagine che vedevo solo io. Quando studiamo un artista, diamo spesso per acquisita una delle cose invece più complesse, e cioè l'esistenza del suo stile. Partiamo dal fatto che c'è, dal dato che esiste questo stile, e di lì ci muoviamo e facciamo un lavoro di interpretazione, di comprensione, di analisi. Però quasi sempre andiamo ad omettere una parte decisiva di questa analisi, e cioè chiederci
cosa ha originato questo stile? Quali sono le radici veramente profonde di questo stile, di questo modo di vedere il mondo? E dimentichiamo, come fa ormai in maniera consueta la nostra società e ben oltre l'ambito artistico, dimentichiamo quello che è il tema dell'inconscio, quindi delle radici sconosciute alla persona che però sono decisive influenze rispetto alla visione del mondo e alla struttura della personalità. Quindi un aspetto cruciale giace in un ambito molto complesso e sconosciuto allo stesso artista. L'inconscio produce i bisogni emotivi, i bisogni che sono in questo caso anche consapevoli, noti all'artista, e che lo portano a indirizzare le sue scelte verso quest'opera, verso quest'altra, verso la lettura di un libro. Ed ecco che qui arriva un terzo livello, potremmo dire così, un livello di conoscenza cognitiva, di conoscenza razionale, lo studio della storia, lo studio della storia dell'arte, la conoscenza quindi dell'opera di uno specifico artista, addirittura della sua tecnica. Ecco, lo stile di un artista, la parte più complessa della domanda che ci dovremmo porre davanti ad un pittore, ha origine in questa dinamica tra, diciamo, almeno questi tre livelli: un livello sconosciuto all'artista, l'inconscio della sua personalità, un livello più strettamente emotivo e un livello più strettamente cognitivo, più direttamente cognitivo. All'inizio degli anni 60, la visita alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna a Valle Giulia ebbe una grande importanza, offrendo riferimenti e suggestioni molto profondi. In quelle visite Tina Saletnic assorbe, per lo più inconsapevolmente, linguaggi e forme che diverranno parte del suo stile pittorico. La suggestionano gli impressionisti, ma soprattutto i futuristi. Avevo una vicina di casa, una persona splendida, di grande cultura, con molte curiosità, che mi portò alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna. E c'erano anche dei pomeriggi culturali, nel senso che facevano diapositive, proiettavano diapositive di quadri impressionisti e poi le commentavano. Era l'epoca in cui, oltre quello, cominciai a visitare delle mostre che sono state fatte a Roma. È venuta la mostra di Dalì, io me la ricordo, bellissima, molto, molto interessante. Ciò che siamo riusciti a comprendere sull'origine di uno stile ci aiuta a capire, diciamo, il livello di intensità interpretativa di un artista. Soltanto comprendendo le radici della sua personalità, della sua cultura, siamo in grado di distinguere tra un diligente copista e un profondo interprete. Come possiamo comprendere se un artista sta, diciamo, imitando oppure sta interpretando? Perché se sta semplicemente imitando, sta in una fase di costruzione, di esercizio magari, o in alcuni casi è un falsario. Ma nel caso di Tina Saletnic non siamo evidentemente in nessuno di questi due casi, siamo nella circostanza di un artista che ha un suo linguaggio maturo e lo comprendiamo proprio con ciò che abbiamo detto rispetto alla genesi di uno stile, cioè l'insieme dinamico delle capacità emotive, cognitive e delle radici inconsce della personalità dell'artista fa sì che questi interpreti e non copi, quindi estragga dal linguaggio degli autori che lo hanno suggestionato
degli elementi che però non sono riproposti così come visti nel modello, vengono elaborati, vengono immersi in quella dinamica che abbiamo raccontato e vengono trasformati. Giacomo Balla è un grandissimo, un talento straordinario, che ha cominciato a fare pittura figurativa in maniera sublime. L'ho scoperto abbastanza presto e sono rimasta entusiasta. Io ho visto il Balla figurativo e rimanevo incantata, ha fatto dei ritratti che erano perfetti, perfetti. Non era il figurativo statico, no, c'era qualche cosa, c'era un apporto spirituale di Balla. E dopo ho letto un po' la sua biografia in cui lui aveva conosciuto Marinetti, si era interessato del futurismo e anche lui, essendo un disegnatore meraviglioso, aveva trovato anche nelle forme del futurismo delle visioni molto interessanti da sviluppare. E io proprio entravo in quella armonia di linee, di colori, e mi riconoscevo. De Pero è un genio, e era molto, come dire, ludico. Cioè, le figure diventano come dei soldatini, le vetture, le automobiline o il trenino dei bambini, però tutto non naif infantile, tutto molto filtrato da una creatività matura. Infatti poi lui si è trovato il lavoro, l'ha trovato nella pubblicità, ha fatto dei poster pubblicitari stupendi. Gino Severini è un altro fratello per me, un'altra anima gemella. Ho visto delle sue opere che mi sembravano mie. Ho detto, ma quando è che le ho fatte io queste cose? Perché avevano lo stesso codice. Questa frammentazione, anche il movimento che lui riusciva a dare a una ballerina, a delle persone che si muovono, tutto fatto così con dei tasselli colorati, come un mosaico. Un mosaico che dava anche l'idea del movimento, perché era un futurista. E il mio non è uno stile che si può dire soltanto che si avvicina a quello di Severini, perché nelle mie opere c'è anche qualche cosa, un'ispirazione, un racconto, che è mio. Che è mio, quindi non è, dice, va bene, l'ha già detto Severini questo, e tu non fai altro che ripeterlo, no. Perché se io ho fatto un quadro, il Can Can, che a Severini sarebbe piaciuto, ma è un racconto mio. Beh, Dottori ha anche, diciamo, ha questo linguaggio futurista, poi lui si è interessato di aeropittura, quindi delle immagini di una realtà ripresa dall'alto. Vedere le cose dall'alto fa parte di una creatività intellettuale. L'aeropittura non è solo una tecnica futurista, ma c'è uno slancio, infatti nel futurismo c'era poi la base del futurismo, questo slancio verso il nuovo, verso la conoscenza, verso anche l'ignoto, anche il pericolo. Questa era la base del futurismo. Io ricordo che stavo studiando e ho fatto giurisprudenza e andai a casa di un giovane professore e vidi sul tavolo c'era un volume di Klee
e trovai una specie di anima gemella. Io quando trovo queste forme, questa sintesi, questa è come un codice di linguaggio. È come, non so, trovare in un paese lontanissimo una persona che parla la stessa mia lingua. Io ho ritrovato questo linguaggio, non è che l'ho preso, l'ho ritrovato. E Picasso è il gigante che domina tutta la storia dell'arte moderna contemporanea. Mi ha affascinato, mi ha incantato, perché, diciamo, con questo linguaggio sintetico che capivo, io era anche il mio in qualche modo, mi portava appunto a una forma di espressione artistica del tutto originale. Modigliani lo adoro e lo venero proprio. Mi divertivo a copiare alcuni ritratti di Modigliani. E in effetti, quando si copia un quadro, si entra anche nel pensiero dell'autore, per cui scoprivo perché lui aveva messo un certo colore, una certa linea. Era proprio che, come in quel momento mi parlasse e ci fosse una comunicazione tra noi. Ci sono opere come, per esempio, La seduzione di Tina Saletnic, che sono come un'antologia della pittura del primo Novecento. Troviamo dei riferimenti a Picasso, troviamo dei riferimenti al colore futurista, alle sfaccettature cubo-futuriste, troviamo addirittura qualche cosa, anche se alla lontana, di Klee. Ecco, tutto questo è uno stile autonomo e maturo, cioè non è la riproposizione tal quale di questo o di quel maestro, ma è l'elaborazione, l'interpretazione di vari stimoli all'interno di un linguaggio che diventa nuovo e che diventa intenso. Me lo indicò un mio collega d'università e disse che aveva imparato più da quel libro che frequentando il liceo, l'università. E in effetti è un libro molto colto, era l'autore una persona speciale, come il fratello, artista magnifico, e lui anche dipingeva sempre in questa maniera surreale, e anche il libro è surreale nel senso che l'autore scrive che si entra nella vita come dentro, quando si entra in una casa che un tempo era stata abitata e ci sono ancora le tracce di chi è passato di prima. È come mettersi a tavola e ci sono ancora i piatti e bicchieri del pasto precedente. E questo è, diciamo, quello infatti che noi troviamo, tutti i ricordi del passato, poi specialmente per noi che viviamo a Roma, in Italia, questa casa, la vita, ci presenta tantissime tracce del passato importanti e che ci commuovono ancora, no? Prendiamo un'opera di Tina Saletnic come L'angelo protettore. In quest'opera troviamo numerosi riferimenti, altrettanti però ne troviamo in termini di capacità interpretativa. È un dipinto che ha sicuramente delle parentele futuriste per la scomposizione, per la prospettiva, diciamo, dall'alto che può evocare l'aeropittura, però troviamo una fusione, una interpretazione, una nuova lettura di questi fattori. C'è anche qui qualche cosa di Paul Klee. Insomma,
troviamo quello che è la cifra tipica di Tina Saletnic, cioè una profonda conoscenza dei suoi modelli, dove per profonda non intendo strettamente di tipo storico, ma intendo una profonda relazione emotiva e interpretativa, che ha fatto sì che questi modelli diventassero un'altra cosa, diventassero un linguaggio autonomo e individuale, personale, che contraddistingue la qualità di questa artista. La difficoltà di vivere il mondo dell'arte a Roma era quella che, se non si faceva parte del giro un po' mondano, un po' così particolare, ed era difficile entrare in quel giro per una persona come me, che aveva anche una famiglia, che quindi aveva degli altri impegni. Però trovai a un certo punto la pubblicità di un corso per la grafica, era un corso del Comune di Roma. Si svolgeva a via Cavour e pensai di frequentarlo. Mi trovai però che io avevo già due figli e lì invece erano dei ragazzi adolescenti che seguivano questo corso. E uno degli insegnanti era il professor Bonavita, Toni Bonavita, che era un giornalista, infatti lì insegnava impaginazione. Una cosa che ho capito abbastanza complessa, con il tipometro bisognava prendere tutte le misure, però lui era anche un critico d'arte e poi mi disse: perché frequenti questo corso, ti interessa prendere un diploma a te oppure vuoi solo imparare? Dico: no, io vorrei imparare. E dice: allora vieni, ho una casa editrice e puoi imparare lì direttamente. E infatti feci per lui delle copertine di libri con numerose difficoltà, perché come tutte le persone esperte, e lui era espertissimo nel campo, dava per scontato che io alcune cose le sapessi. E invece no, io mi trovavo, ma come si fa a allineare tutte le lettere di un titolo? Insomma, poi adesso ci sono dei sistemi con il computer, ma all'epoca no. Parlo degli anni Ottanta, e quindi avevo delle difficoltà, però a Toni Bonavita piacevano le copertine che ideavo e poi mi suggerì di fare una tiratura di serigrafie e insomma cercò di aiutarmi ai primi passi del mondo dell'arte. L'esperienza della casa editrice, insomma, è stata molto molto interessante per me e ancora adesso dico, guardo con soddisfazione certe copertine di libri, perché così rappresentavano anche una mia attività operativa, perché un conto è fare una mostra, magari è vendere qualche quadro, un conto è entrare proprio in un settore operativo. E su Toni Bonavita posso dire che era un critico d'arte, giornalista, ma era un artista, un vero artista, molto profondo, perché lui intuì subito la difficoltà che io avevo, cioè di conciliare la famiglia, la creatività, insomma. Tant'è vero che alla prima mostra che feci, mi fece una presentazione e mi descrisse come una prigione di rabbia e dolcezza. Rabbia perché, non, per quanto sia, c'erano dei vincoli, no, da rispettare, degli orari, della famiglia, eccetera. E poi invece una parte di me positiva e verso la vita. E lui questo la percepì, questa difficoltà. E io poi, nella stessa cerchia sua, conobbi un altro critico, Giuseppe Selvaggi, che era un poeta, ha scritto delle magnifiche poesie, era un giornalista parlamentare, si occupava di arte e anche lui, con una profondità nell'attenzione per l'arte, per gli artisti, quello che volevano dire, e anche lui
in qualche modo in parallelo, in una mostra mi disse Tina Saletnic tra sogno e quotidianità. Quindi i due poli, no? Delle esigenze della vita quotidiana e il sogno, la fantasia. Me li ricordo sempre con gratitudine. Sì. Luigi Tallarico è un importante studioso del futurismo. Guardando le mie opere, ha percepito una mia attenzione al futurismo nella sintesi delle forme e dei colori. In realtà questo mio aspetto futurista è vero solo in parte, in alcune opere. In genere mi sembra di rappresentare la realtà con uno stile impressionista e geometrico, più affine al cubismo. Molti ancora oggi includono nel termine futurismo tutto il percorso dell'arte visiva che ha oltrepassato la rappresentazione realistica. Il futurismo storico è stato soprattutto una reazione al figurativo retorico e ripetitivo, come anche al vivere monotono borghese, timoroso delle novità. Queste efficaci parole sono tratte dal saggio scritto da Tina Saletnic nel 2014, Il futurismo nel 2000 e oltre. La ricerca dell'artista si orienta dal 2000 alle implicazioni della rivoluzione digitale nella creazione artistica. I software per l'elaborazione grafica, i computer sempre più potenti, dischiudono orizzonti di enorme potenziale espressivo. Questa ricerca di Tina Saletnic viene documentata nella mostra del 2011 dal titolo Monotipi digitali, presso la sede del primo municipio di Roma, Centro Storico. Esperimenti digitali, computer grafica. Con le parole di Tina Saletnic, non tutti sono preparati a questa rivoluzione, ma nel contestato futurismo di ieri, come nel futurismo elettronico, l'uomo sarà sempre al centro dell'universo, con la sua grandezza e le sue fragilità.